Marcella Stumpo, candidata a sindaco di Termoli, partito Termoli, bene comune, rete della sinistra. Tre aggettivi per definire Termoli oggi. Sciatta, indifferente, non curata. C'era una volta il parco comunale di Termoli, oggi, a distanza di decenni, verso una privatizzazione ed una cementificazione. È questo il destino o si può fare ancora qualcosa per salvarlo? Allora, il Parco Comunale di Termoli, unico luogo verde della città, è stato purtroppo, inglobato nella sciagurata finanza di progetto, del trasporto urbano, con il quale non c'è ovviamente alcuna attinenza, e su questo punto l'ANAC, su nostra segnalazione, è intervenuta dicendo che non esisteva alcun pubblico interesse nel mettere insieme queste due cose, ma l'amministrazione, Roberti è andata tranquillamente avanti. E abbiamo assistito appunto all'abbattimento degli alberi per fare posto al fungo, come lo chiamo io, dove si fanno festicciole con arrosticini e altre cose inqualificabili a pagamento. Quindi quello che era un bene comune, purtroppo ancora maltenuto, ci sono zone che sembrano veramente giungle, è stato completamente appaltato al privato. Noi ci siamo occupati già dall'inizio, già nella campagna di 5 anni fa, famoso progetto dei parcheggi nel parco, cosa che ci porterebbe, credo, nel Guinness dei primati, perché non mi risulta esista in nessuna città del mondo un parco pubblico dove entrano le macchine e la lasciano tranquillamente lì. Tra l'altro, i parcheggi sono, costeggiano la strada dove la gente va a correre, le mamme passano con i passeggini. L'amministrazione uscente ha sempre sostenuto che non sarebbe stato toccato neanche un albero. Io sfido chiunque ad andare a vedere, lo spazio materiale per allargare e costruire i parcheggi non c'è. Quindi cosa si può fare? Noi abbiamo chiesto invano con le mozioni, insieme alla minoranza non PD ovviamente, perché il progetto era loro, la revoca in autotutela, che sarebbe possibile perché la GTM è gravemente inadempiente di contratto nella parte che riguarda il trasporto pubblico urbano, quindi l'amministrazione poteva tranquillamente recedere, e ovviamente la mozione è stata bocciata. Si può salvare sicuramente, non se va a governare la destra, questo i cittadini lo devono sapere. Il parco comunale è perduto perché progressivamente si amplierà questa presenza estranea, come un fungo, e i cittadini saranno praticamente espropriati di quella che è forse l'area simbolo, diciamo, delle famiglie. Noi abbiamo voluto festeggiare il 25 aprile lì, come rete della sinistra, proprio per far vedere che era quello il posto dove i cittadini dovevano stare, un posto simbolo dell'occupazione. Stavo dicendo prima che da un punto di vista amministrativo, se va a governare la destra, il parco è perso. Non è finita però la battaglia, perché io sono convinta che qualunque battaglia vada combattuta, altrimenti è persa in partenza. Quindi noi abbiamo intenzione di suscitare l'indignazione dei cittadini e di tornare con delle occupazioni simboliche, perché c'è molto interesse su questo tema e sicuramente organizzeremo prestissimo qualcosa. Area Camper, Rio Vivo e Lungomare Sud. Per i termolesi, di serie B rispetto al Lungomare Nord, anni di abbandono e degrado. Cosa volete dire ai residenti di Rio Vivo e soprattutto ai turisti? L'area di Rio Vivo è sicuramente uno diciamo, dei punti dolenti da sempre delle amministrazioni, che però trovano difficile intervenire perché effettivamente l'abbandono, forse ventennale o trentennale, ha fatto sì che per esempio nella parte terminale di Rio Vivo non esistano neanche delle fogne funzionanti, cioè lì c'è da mettere mano veramente a tutto un sistema abitativo e viario. Ci sono grossi problemi di macchine che corrono di velocità, quindi i residenti lamentano che questo rischio, questo pericolo di illuminazione so che era carente. Non mi risulta che siano stati fatti interventi strutturali. Dalla parte del mare c'è un problema di riconquista del terreno da parte dell'acqua, quindi praticamente le case si trovano oramai sui massi che sono stati messi come frangiflutti. Lì dovrebbe passare una passeggiata in legno proprio nella prima parte. In continuazione ho visto anche il progetto, che in sé per sé è anche bello, con delle passerelle di legno, ma non si è capito bene. Tra l'altro, io ho fatto presente che se si installano queste passerelle tra le case e il mare, diciamo, il passaggio poi dei residenti verso il mare diventa un po' complicato, e che non ha senso fare operazioni
a tranche di 300-400 mila euro alla volta, quando il problema andrebbe affrontato con una pianificazione urbanistica seria, probabilmente con un concorso di idee e con una parte ingegneristica approfondita per quanto riguarda le fogne. Cosa dire ai residenti e ai turisti? Sicuramente la zona del camper abbandonata è assolutamente una vergogna. L'area camper è in uno stato sicuramente di degrado, tranne la parte, diciamo, privata. Il problema è che tutta la zona di Rio Vivo dà un po' l'impressione di non essere curata e questo dovrebbe anche, io dico, distogliere i turisti dal pagare cifre assurde che mi sono state riferite, soprattutto dalla seconda metà di luglio in poi, per vivere in un posto che effettivamente non è paragonabile alle attrezzature che ci sono sul lungomare nord, pur essendo in sé per sé molto bello, ma il problema nasce con la. Quando è stato fatto praticamente il condono di tutto quello che è abusivo oggettivamente, ed essendo stato considerato abusivo, non si è ritenuto di dover spendere un euro per sistemarlo. Perché una volta che tu dici ai cittadini va bene, vi lasciamo le case perché si è creata in pratica un quartiere di termoli e non possiamo sfrattarvi, devi però trattarli allo stesso modo. Io so che loro si sentono cittadini di serie B, già nell'altra campagna li incontrammo e c'era molta rabbia, diciamo, molto rancore verso le amministrazioni precedenti. Credo che questa non abbia fatto assolutamente nulla. Se andassimo a governare, sicuramente ci proveremmo. È sicuramente la parte di Termoli, per quanto riguarda la vivibilità, che richiederebbe davvero grossi cervelli e grossi fondi. Ma ci si può provare, come dicevo ieri nel confronto pubblico, il fatto che ci siano tanti gradini da salire non giustifica che tu scegli di non salirne neanche uno. Si programma non per i 5 anni per poi riavere i voti, si programma per costruire il futuro, quello che deve ancora arrivare. Largo Pi di Castello, area pedonale, viale dei Trabucchi, oggi praticamente di un trabucco e mezzo, in stato di degrado senza alcun intervento importante negli ultimi 5 anni, e parte delle mura di contenimento del borgo antico, lato porto, cedute, transennate da mesi, due simboli turistici lasciati a morire. Ci sono speranze di rinascita per questi luoghi turistici e soprattutto storici della nostra città? Sulla zona di Piedicastello e della passeggiata dei Trabocchi sono state convocate diverse commissioni e il responsabile dei lavori pubblici ci aveva garantito che sarebbe stata, c'era in programma, insomma, era stata fatta una delibera per risistemare l'illuminazione e rimettere i mattoncini saltati. Quello che presumo poi in seguito verrà fatto, non abbiamo saputo più niente, però era venuto in audizione in commissione e aveva fatto queste affermazioni. Il problema è che se non intervieni, ecco, anche per renderlo attraente, ricostruendo in parte i trabocchi, penso che anche su questo, non sono sicuro, ma mi pare di ricordare che ci fosse qualche progetto, sempre affidandolo a privati, per ricostruire, non so in che modo, perché poi io dico che le ricostruzioni fasulle è meglio lasciarle stare. Comunque, diciamo che anche su quello forse, io credo che servirebbero molti fondi, e vanno trovati. Adesso col PNRR si potevano trovare per rifare completamente la zona e soprattutto il muro e la scala, che sono sotto stretta tutela della sovrintendenza, vanno risistemati. Chiaramente non si possono fare interventi invasivi, ma si può mettere in sicurezza. Su questi ultimi due punti, la scala e il muro, credo che ancora non ci siano progetti. Si può sicuramente fare qualcosa, non sono, voglio dire, cifre di decine di milioni. Anche qui si tratta di essere intelligenti e intercettare i fondi europei, e so che c'è ancora possibilità di fare qualche progetto col PNRR. La gestione dei fondi del PNRR, secondo noi, è stata sbagliata perché appunto è intervenuta sulle scuole che magari non tutte, e questo lo so per certo, avevano bisogno di essere distrutte, ricostruite o ampliate, e non si è intervenuto sulla viabilità o su questi altri scempi. Partendo da quel punto, quindi dalla salita, diciamo, dove c'era l'albergo Santa Lucia, ritornando poi verso la città, io vorrei aggiungere un altro obbrobrio contro cui ho cercato più volte di intervenire in commissione, cioè quel buco che da 10 anni i turisti vedono entrando a Termoli, e che veramente lì siamo in piena illegalità, perché un cantiere per legge non può rimanere aperto per 10 anni. Io ho fatto presente questa cosa e mi hanno detto che sì, va bene, però evidentemente c'è la proprietà di qualcuno, mi risulta, che l'abbia comprato la Rivera, probabilmente non si vuole intervenire, ma lì per legge, dopo credo 18 mesi, tu o dimostri che puoi ripartire oppure chiudi, devi chiedere un'altra autorizzazione. L'autorizzazione a tenere
aver aperto quel cantiere attualmente assolutamente abusivo. Su quello, se io diventassi sindaco, interverrei immediatamente. E chi è stato lì per 10 anni creando un danno alla città dovrebbe ripristinare il luogo, almeno la parte, chiaramente non ricostruire l'albergo, ma almeno rendere visibile e meno pericolosa quella zona che è tutta transennata e restringe la strada. D'estate crea grossi problemi. Piazza del Papa, 1983-2024. Dalla visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, praticamente nessun intervento importante fino ad oggi, in particolare sulle superfici pedonali. Di recente è stata avviata la riqualificazione dell'area verde di Via Canada e Via Stati Uniti. Ma come si giunge a piedi? Saltando sulle rovine dei marciapiedi limitrofi? Allora, su Piazza del Papa abbiamo visto recentemente, ma a livello proprio di foglietto che ci hanno fatto vedere senza darci manco il file, abbiamo chiesto invano che ci venisse inviato il file, di un progetto è venuto l'ingegnere responsabile con fondi del PNRR perché è stato approvato, almeno in linea generale, perché i cittadini forse non sanno che quando il comune presenta una progettazione chiedendo fondi per il PNRR, c'è la fase in cui questa richiesta viene in linee generali accettata o respinta. Ma per essere accettata o respinta basta che tu mandi 2 righe per dire voglio fare questo, non ti viene chiesto neanche un progetto preliminare, uno schizzo che poi verrà in una seconda fase. Da quello che so io, questa è proprio una delle ultime commissioni che ho fatto, su Piazza del Papa esiste questo progetto che dovrebbe completamente riqualificare, come dicono loro, tutta l'area e che si andrebbe a collegare al progetto di ristrutturazione per renderlo accessibile ai disabili del palazzetto il palazzetto Airino, lì vicino. Dal mio punto di vista il progetto è osceno perché praticamente prevede che al centro della piazza ci sia una specie di, non so se sarà una fontana, cosa sarà, nel progetto c'era un grosso circolo da cui si ripartivano come dei raggi, cioè la piazza dovrebbe sembrare un ostensorio. Essendo io una persona credente ma fondamentalmente laica, poiché non credo di appartenere a una repubblica religiosa, ho fatto presente che questo progetto poteva non essere gradito come impostazione. Al di là di questo, stravolgerebbe completamente tutta l'alberatura centrale, che è molto bella, ma dice gli alberi non sono adatti, i cedri non sono adatti, quindi li togliamo e li ripiantiamo. Io ho fatto presente che si tratta di pura follia, che ci saremmo eventualmente legati agli alberi, quindi il loro concetto è proprio di radere al suolo quello che c'è per fare cervellotiche modificazioni. Addirittura questo progetto portato a termine prevederebbe un tunnel sotterraneo che passa sotto la piazza e collega la zona del liceo classico alla piazza del cimitero, con percorsi ciclabili, un delirio. Io l'ho considerato un delirio anche perché abbiamo chiesto invano di poter vedere nei dettagli il progetto e non ci è stato dato assolutamente nulla. Sicuramente la prossima amministrazione andrà avanti con questa cosa perché pare che il progetto di linea di le 2 righe scritte riqualificazione Piazza del Papa siano state messe tra le opere accettate nel PNRR. È uno spreco di fondi pubblici come molte altre cose approvate nel PNRR che come gruppo sicuramente se vincessimo le elezioni fermeremmo e da opposizione contesteremo in maniera pesante. Pozzo Dolce, simbolo del degrado e dell'abbandono del centro cittadino, una vergogna a cielo aperto a pochi metri dal municipio e sotto gli occhi di tutti, cittadini e turisti. Avete da dire qualcosa al riguardo? Allora, Pozzo Dolce l'abbiamo messo tra i punti essenziali del programma per quanto riguarda l'urbanistica, è il simbolo del degrado voluto per svendere i beni comuni. Pozzo Dolce è un balcone naturale che è quasi unico, almeno così lo ha considerato la sovrintendenza quando diede parere negativo ai tempi del progetto del tunnel. È un luogo che si presta proprio per sua natura ad essere trasformato in un parco urbano e noi già nella scorsa campagna presentammo degli esempi di progetti di parco urbano che avevamo reperito in giro guardando un po' sui siti degli altri comuni, con spesa non eccessiva e lasciando liberi i cittadini di godere di questo luogo senza doverlo vedere coperto di cemento. Purtroppo il progetto di questa amministrazione, che temo fortemente possa essere confermata, è di portare avanti tutto quello che sarebbe stato fatto prima togliendo unicamente il tunnel, sempre con il mantra che a Termoli servono i parcheggi.
A Termoli servono i parcheggi fuori dal centro per organizzare poi le navette elettriche, l'unico modo per consentire la vivibilità della città. Portare i cittadini nel centro della città, sottoterra, per far fare soldi a un privato è una cosa che grida veramente vendetta. Ripeto, io non sono contraria in linea di principio alle finanze di progetto perché capisco le difficoltà economiche dei piccoli comuni. Sono contraria alle finanze di progetto fatte palesemente per fare arricchire il privato, senza nessun interesse pubblico dimostrabile, in una maniera proprio spudorata di apertura alla speculazione. Questo è quello che ho trovato più rivoltante in questi 5 anni di opposizione ed è quello contro cui continuerò a battermi con tutte le mie forze. Pozzo Dolce con pochi soldi, ripeto, potrebbe essere riportato allo stato verde. Termoli ha bisogno di decementificazione e di riportare il verde, far vivere il suolo, perché il suolo soffoca, coperto di cemento e aumenta i problemi ambientali del 3000 per 1000. Allora, chiaramente speriamo che queste interviste servano a farci conoscere. Ringraziamo Termoli Wild che ci ha dato questo spazio, sinceramente, e speriamo che, confrontando i nostri programmi si capisca dove c'è veramente più storia. Io non voglio dire che gli altri candidati non ce l'abbiano, però io e i miei candidati portiamo 30 anni di lavoro veramente sul campo, dalla parte dei cittadini, perché io vengo dal mondo dell'associazionismo e sono orgogliosa di questa storia che mi consente di intercettare anche meglio quelli che sono gli umori e le sensazioni dei cittadini. Credo che questo conti, così come conta il fatto che su quello che noi abbiamo detto, scritto nei programmi e fatto in questi 5 anni, nessuno, dico nessuno, può permettersi di accusarci di incoerenza. Da Termoli, Ezio Varrassi, Marcello Stumpo, in bocca al lupo, per ora è tutto, un saluto, a presto.